Davide Lebbro, nuovo vice sindaco della città metropolitana, inizia una nuova stagione per la città metropolitana di Napoli, grandi appuntamenti a grandi problemi, una nuova fase. Sì, nuova fase perché abbiamo attraversato un periodo difficile dove una vera stabilità politica non c'era. Ricordiamoci che siamo entrati in carica nella prima fase della città metropolitana un anno prima delle elezioni comunali, quindi è chiaro che era complicato, ecco, programmare per il futuro con un'elezione in corso. Oggi invece abbiamo 5 anni davanti, questa è la vera novità, abbiamo la possibilità con una squadra al completo di mettere tutte quelle azioni in campo al servizio degli enti locali, quindi dei cittadini. Io credo che la città metropolitana, la riforma del RIA sia proprio nata per dare dei servizi ai comuni e quindi chiaramente a cascata ai cittadini, e su questo credo che noi dobbiamo cimentarci come giunta metropolitana con il sindaco Luigi De Magistris. Ecco, se noi volessimo fare, diciamo, il punto di quali sono le principali cose che secondo lei la città metropolitana dovrà affrontare, perché abbiamo superato la fase, diciamo, costruzione dell'ente, adesso si tratta di dare risposte al territorio, ai cittadini, anche ai comuni di cui, diciamo, sì, io credo si che aspetta la partecipazione. Credo che l'aspetto più importante sia quello del piano strategico. Noi sappiamo che in Italia ci sono 20 città metropolitane di cui solo una ha varato il piano strategico, è Milano, e va preso ad esempio, perché quando le riforme vengono applicate in tempo e velocemente diventano anche dei punti di riferimento per tutto il paese. Credo che noi dobbiamo costruire insieme a tutti, in particolare ai sindaci delle nostre città, di tutti i 92 comuni oltre Napoli, ma in particolare con l'università, con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria, con tutti, con i sindacati, anche con le singole associazioni che volessero partecipare. Il piano strategico è una cosa ben troppo importante. Senza il piano strategico la città metropolitana non esiste, noi dobbiamo avere assolutamente una mission e degli indirizzi che vanno sicuramente dal piano della pianificazione territoriale, quindi all'urbanistica, ma su tutti gli aspetti. Ricordiamoci che questo è un territorio incredibilmente di valore, sia dal punto di vista monumentale, paesaggistico, culturale e anche industriale. Non dimentichiamo mai che gran parte del PIL della regione Campania è sui nostri 8 agglomerati e le zone ASI della città metropolitana. Quindi credo che noi in maniera veramente forte dobbiamo impegnarci per costruire un grande piano strategico che dia veramente una pianificazione per il futuro all'intera area. Chiaramente tutto questo anche, secondo me, con un rapporto di copianificazione con la regione Campania. Sappiamo bene che siamo partiti, ma c'è ancora un equilibrio da costruire con la regione Campania e con l'utilizzo dei fondi europei. Credo che per avere tutte le carte a posto dobbiamo avere un grande piano strategico, chiaramente da costruire con tutti gli enti. Ora, al di là del piano strategico, sicuramente sarà lo strumento attraverso il quale la città metropolitana parlerà al territorio, quindi ai comuni, ai cittadini e così via. Si è molto parlato della difficoltà economica degli enti locali in seguito ai tagli che ci sono stati da parte del governo, ma soprattutto alle difficoltà da parte delle città metropolitane che da tempo subiscono dei tagli senza aver di fatto concretamente spostato grandi servizi in altre amministrazioni. Ecco, com'è la situazione patrimoniale, la situazione economica? Cioè, la città metropolitana è in grado di affrontare questa sfida? Ma io credo di sì, e lavoreremo a tempo pieno solo per questo. Ma ricordiamoci che l'ANCI è in prima linea sul valore delle città metropolitane. C'è un tavolo permanente presieduto dall'ANCI con i vari rappresentanti di tutte le città metropolitane. È chiaro che l'applicazione della riforma è un work in progress continuo. C'è un rapporto costante con Palazzo Chigi, l'abbiamo visto con il patto per Napoli, ma c'è un rapporto costante anche per tutte quelle modifiche che vanno fatte anche alla stessa legge. Cioè, ci sono una serie di decreti da fare, c'è il rapporto con le regioni, cioè è una riforma che deve essere applicata. Probabilmente abbiamo perso 2 anni perché siamo entrati in un periodo particolare della politica italiana, in particolare la politica campana. Dobbiamo recuperare in questi 5 anni e dare certezza prima di tutto alla parte fondamentale dell'ente e il personale. Qui c'è una grandissima professionalità a tutti i livelli, in tutti i settori, in tutte le direzioni, vanno valorizzati, devono stare tranquilli che la città metropolitana va avanti in piena sintonia con, chiaramente, con la città di Napoli e tutti i 92 comuni, e che la città metropolitana probabilmente è un qualcosa di più della provincia. Forse questi 2 anni
hanno fatto quasi credere a una resa dell'ex provincia, ma è un qualcosa in più. Credo che la città metropolitana possa veramente far dare un salto in avanti per il futuro dal punto di vista produttivo, ma anche dal punto di vista dell'utilizzo, ecco, di tutti i nostri comuni, di tutte le nostre coste, di tutto quello che è fondamentale per lo sviluppo. Ricordiamoci che una delle deleghe più importanti della città metropolitana è lo sviluppo e la promozione del territorio, delega che va costruita insieme alla pianificazione territoriale. Il sindaco mi ha onorato non solo della delega vice sindaco, ma anche dell'urbanistica, pianificazione territoriale e i fondi europei. Credo che in quel piano strategico ci debba essere tutto, deve essere una magna carta che possa veramente dare un modello di sviluppo all'intero territorio della città metropolitana. Ecco, lei ha parlato di fondi europei, che è tra l'altro una sua delega, questo è sicuro. Sì. Ecco, da tempo anche il sindaco ha ribadito la necessità che le città metropolitane acquistassero un ruolo diverso nel rapporto con la regione per l'utilizzo dei fondi europei. Voi immaginate di poter costruire una struttura in grado di poter realmente bypassare, diciamo, una serie di passaggi e arrivare direttamente alla gestione dei fondi europei, o la città metropolitana continuerà, così come è avvenuto per il passato, ad utilizzare progetti avendo come riferimento l'autorità di gestione centrale della regione? Ma io credo che il legislatore abbia voluto fare proprio questo, cioè delegare le città metropolitane ad avere un canale diretto con Bruxelles, che chiaramente non vuol dire non ascoltare o non copianificare con la regione. Bisogna trovare assolutamente un'intesa istituzionale affinché si possa portare a termine la riforma, nel senso che noi abbiamo bisogno di un grande ufficio fondi europei, non è? Abbiamo bisogno di una struttura capace di assistere gli enti locali, i comuni, e in proprio rispetto alle proprie deleghe. Ricordo che noi abbiamo scuole e strade che sono un aspetto fondamentale per la vita dei cittadini, e su questo noi, con questo nuovo ufficio, o con l'enfatizzazione di un ufficio, già c'è, ma chiaramente non è decollato perché non abbiamo ancora la delega vera dei fondi europei, cioè oggi non abbiamo un canale diretto, dobbiamo ancora passare per la regione, ma io credo che questi 5 anni, ma in particolare questo primo anno, che il 2017, ci serva proprio a costruire questa grande macchina che ci possa permettere di volare. Ecco, lei ha parlato di utilizzo di fondi anche per sostenere il territorio, ha detto dalle coste al centro, sì, a tutto il territorio. Una delle accuse che pure viene mossa, diciamo, alle città metropolitane è di essere spesso troppo capoluogocentrico. Lei viene da una lunga esperienza su Napoli, però io so che c'è la disponibilità da parte dell'amministrazione a dialogare con tutti. In che modo coinvolgerete i comuni? Cioè, avete intenzione di aprire dei canali di dialogo anche sui fondi europei, sulla possibilità del piano strategico, di definire un piano strategico insieme a loro? Ma la città metropolitana giornalmente assiste i comuni in quelle che sono le deleghe chiaramente che abbiamo, in particolare i trasporti, le strade e le scuole, quindi già questo avviene. Credo però che si sia sottovalutato un aspetto importante, quello dell'assemblea dei sindaci. A me dispiace di vedere una bassa partecipazione che abbiamo avuto in questi 2 anni. Credo che il rapporto diretto città metropolitana-sindaci sia fondamentale per la riforma. Quindi il mio auspicio è che ci sia una partecipazione costante dei sindaci. So bene che i sindaci sono oberati di lavoro, so bene che la mattina stanno purtroppo a cercare di risolvere i problemi enormi che ogni comunità può avere. Però è indispensabile che partecipano alla vita politica e amministrativa, anche in maniera dissentendo, ma devono partecipare, perché credo che il dialogo e il confronto sia fondamentale e strategico per la città metropolitana. Quindi non credo che ci sia un napolicentrismo, credo che chiaramente Napoli, che ha 1 milione di abitanti, abbia un ruolo centrale, ma per quello che contiene, per quello che è la sua storia, ma sappiamo anche bene che la città metropolitana è l'unico territorio contiguo, è una delle città metropolitane più importanti d'Europa, sappiamo bene che oggi non abbiamo confini, sappiamo che per alcune aree non ci sono confini, c'è un comune dopo l'altro, è un'unica grande comunità che chiaramente, su cui bisogna fare una grande programmazione. Credo che proprio aver varato la città metropolitana rende vano il tentativo di un napolicentrismo. È chiaro che a questo c'è il sistema elettorale che non ha aiutato a costruire la città metropolitana, perché sappiamo che la legge, diciamo, impone il sindaco del capoluogo, ma sappiamo anche bene che questo stesso sindaco ha approvato uno statuto dove era previsto l'elezione diretta, e sappiamo anche bene che la legge non lo permette. Quindi credo che ci voglia una partecipazione col legislatore, vanno fatte delle opportune modifiche, ma prima di parlare di napolicentrismo parliamo di partecipazione di tutti i comuni alla vita amministrativa. Non basta il consiglio metropolitano, noi siamo 24,
in gran parte rappresentiamo le diverse aree della città metropolitana. Credo che l'utilizzo delle informazioni costante giornaliere dei sindaci sia non solo strategico ma fondamentale per la partenza della città metropolitana. Un'ultima domanda riguarda, diciamo, gli altri soggetti che potrebbero essere coinvolti sul progetto di definizione del piano strategico e di costruzione della nuova città metropolitana. Noi in passato abbiamo avuto una partecipazione anche alla definizione dello statuto delle varie associazioni, il mondo degli imprenditori, delle categorie, dei professionisti. Anche su questo pensate di aprire dei tavoli di trattativa, cioè pensate di coinvolgere il mondo del sociale, il mondo dell'associazionismo, le categorie, gli imprenditori sul progetto di piano strategico della città metropolitana? Sì, noi abbiamo avuto l'emergenza di costruire lo statuto in pochissimo tempo. Si è fatto uno sforzo enorme dall'allora sindaco di Afragola Tuccillo, che presiedeva la commissione statuto. Si è cercato di avere dei momenti di ascolto anche positivi. Mi ricordo bene che abbiamo utilizzato il Salone del Tar per fare questo tipo di incontro. Io credo che vada costruita una delibera del piano strategico, cioè vanno istituzionalizzati dei forum di consultazione con tutti i mondi che rappresentano la città metropolitana, e chiaramente in primis università, forze sociali, le forze imprenditoriali, le varie associazioni di categoria, tutto ciò che, da cui non dobbiamo prescindere, perché quella carta deve contenere tutto. Chiaramente bisogna darsi le regole, deve essere solo un momento di sfogatoio, un momento di ascolto, bisogna prendere il meglio, e credo che una delle prime cose che bisogna fare in giunta metropolitana è approvare una delibera che faccia decollare il piano strategico, ovvero crei i presupposti per istituire i forum e costruire poi in un lasso di tempo, spero non lungo, il piano strategico. Grazie. Grazie a lei.